Sono Federica, figlia di Sandro, collaboro nell'azienda di famiglia. Ci troviamo ad Arborea in strada 18 Ovest. Abbiamo circa dai 150 ai 160 vacche in mungitura. Abbiamo iniziato la collaborazione con la Tecnozoo circa 10 anni fa per migliorare delle problematiche che avevamo nel parto. Poi successivamente abbiamo continuato a collaborare sia con la Tecnozoo che con l'alimentarista Cristiano Sensi per migliorare la razione delle vacche da latte e vacche in asciutta. Abbiamo una produzione di latte in media di 35 kg con una qualità di latte di grasso di 3,90. Proteine 3,30 e le cellule sotto i 200.000. Per quanto riguarda la fertilità, quando abbiamo iniziato a collaborare con la Tecnozoo circa 10 anni fa, avevamo un valore di PR intorno ai 14 e adesso dopo 10 anni siamo riusciti a raggiungere i 26-27 di valore. L'aumento di PR ci ha portato ad avere un gran numero di manze, un gran numero di parti e possiamo dire che anche la mortalità è quasi pari a zero. Parte del successo è legato anche all'utilizzo dell'Anion Booster. Anionico di ultima generazione, riusciamo ad avere una dieta di CAD negativo estremamente appetibile che permette di avere vacche sane ed efficienti fino dall'inizio della lattazione. Ciao, sono Artù Di Massimo, faccio parte dell'azienda Artù Di Fratelli, collaboro con Tecnozoo da più di 10 anni, sono stato il primo allevatore europeo a usare l'Anion Booster, anionico di nuova generazione. Nella fase di close-up utilizziamo l'Anion Booster, anionico di ultima generazione, in cui cloro e zolfo sono su matrice organica, caratterizzato quindi da elevatissima palatabilità, permette di ottenere il decad desiderato senza compromettere l'ingestione di sostanza secca.